Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, per la prima volta dopo, credo che sia la prima volta dopo tutto il casino del Covid, mi sono messa un rossetto e sembra che io sia ancora capace di farlo, quindi alla grande proprio. Siccome è iniziato il periodo di autunno, questo è sicuramente il rossetto che andava messo per fare questi video. E oggi ragazzi, video di Young Adult Fantasy che vi consiglio e che in realtà sono anche un po' i miei preferiti. Perché la luce del sole fa un po' quel che vuole, un po' spunta un po' no. E sono 5, di cui solamente uno è un volume unico, tutto il resto sono saghe. E diciamo che alcune saghe sono molto famose, altre decisamente molto meno, ma sono tutte quelle, diciamo, quei libri young adult che io, nonostante li abbia letti già una volta, li rilego più volte durante gli anni che passano, mettiamola così. E i miei preferiti li lascio per ultimi. E parlerei adesso delle altre saghe. Parleremo proprio di queste saghe. E se vi ho già fatto il video recensione qualche anno fa, vi lascerò il link a questa scheda di informazioni, ma intanto vi dirò più o meno tutto quello che c'è da dire su queste saghe. Allora, il primo libro, che in realtà è una saga di cui vado a parlare, è la saga di Fallen di Lauren Kate, di appunto Lauren Kate e Todd Rizzoli. Io ho questa edizione, il primo volume ce l'ho in questa edizione con la copertina, la sovracopertina del film, sono tutti in flessibile. Sono quattro volumi, in ordine di Giappone praticamente, Fallen, Torment, Passion e Rapture. E sono appunto in flessibile, solamente il primo ce l'ho con appunto la sovracopertina del film, in realtà sotto sarebbe fatto in questa maniera. Molto bella. Ops. Molto bella comunque. E all'interno ho anche, diciamo, la dedica della Kate, che vi è stata stampata per tutti questi qua in edizione limitata. Allora, ragazzi, se avete visto il film, lasciate perdere perché è una merda rispetto alla saga dei libri. Non c'entra assolutamente niente. È un unico miscuglio. Non so perché mi faccio sto ciocco la luce. È un unico miscuglio. Allora, io come sapete ho un tatuaggio dietro la schiena con delle ali angeliche, piccoline ma sono sempre ali angeliche. La mia creatura mitologica preferita in assoluto sono gli angeli, ok? Non i vampiri, i licantropi, i maghi, no, gli angeli. E l'unica saga che ho letto, di quelle che ho letto, che ho apprezzato sugli angeli, quindi che mi sia piaciuta talmente tanto da consigliarvi, è appunto la saga di Fallen. Tutte le altre saghe o libri unici che parlano di angeli mi hanno fatto schifo. Lo dico proprio col cuore, veramente. Mi hanno fatto proprio schifo. Non mi è piaciuto pressoché nulla. Ah, Shadowhunters è una questione a parte, perché Shadowhunters non sono davvero angeli, sono tipo dei guardiani, è una cosa un po' diversa. Però proprio di angeli con le ali. La saga di Fallen parla appunto di questa ragazza, Lucy, che arriva in questo istituto, viene lasciata in questo istituto dopo che ha combinato un po' un casino, e in questo istituto inizierà a avere dei momenti un po' particolari. Innanzitutto stringerà amicizia con una ragazza normale, ma verrà attirata da qualcuno che non è propriamente normale. Per certi versi ricorda molto Twilight. In realtà, no. Soprattutto andando avanti, magari il primo libro, ma andando avanti coi libri, questo migliora, mentre Twilight fa più schifo. Quindi, no. E poi ci sarà ovviamente il triangolo amoroso, perché lei è attratta sia da questo ragazzo che è Daniel, sia l'altro che non mi ricordo come si chiama. Non c'è scritto. Vabbè, è lo stesso, non mi ricordo mai il suo nome. È attratta anche da quest'altro ragazzo, solo ovviamente che questo Daniel è come se lei si ricordasse di averlo già visto da qualche parte, non capisce. Dove? Non capisce dove l'abbiamo già visto, come si sono già conosciuti, eccetera, eccetera. E lui dice: no, tu sei scema, sei pazza, lascia stare, non è vero niente. In realtà, diciamo che la nostra protagonista avrà a che fare poi alla fine con gli angeli. E sì, ma non è solo questo. Il problema, che se leggete solamente il primo libro di Fallen. Allora, avrà i suoi difetti, perché avrà i suoi difetti come i libri Young Adult, come tutti i libri Young Adult abbiano i loro difetti. Ma andando avanti con appunto gli altri libri, Torment, Passion e Rapture, diciamo che non si ferma solo all'essere
un libro che parla della storia d'amore tra un'umana e un angelo. C'è molto, molto, molto altro. E va veramente indietro nel tempo sta storia, quindi è veramente molto particolare. Mi è piaciuto tantissimo anche determinati personaggi che hanno accompagnato il nostro protagonista nel suo viaggio a ritroso nel tempo. Perché sì, ci sarà un viaggio a ritroso nel tempo. E basta, fine degli spoiler, fine tutto questo, perché non voglio dirvi assolutamente altro. E mi ho fatto vedere le copertine, insomma, una bella dell'altra. Questa non so perché mi ricorda tantissimo Lithium, la canzone Lithium di Evanescence, boh, no comment, o anche Broken, Passion, che è la copertina che mi piace meno, sinceramente, e Rapture. Tutti questi qua venivano 16 euro, non lo ricordo ancora, 16 euro. Li avevo comprati sicuramente nuovi perché ho letto il primo, me ne ero follemente innamorata, ho detto ok. Tra l'altro ho iniziato questa saga proprio grazie al film. Cioè, io ho visto il film, non avevo ancora letto il libro, ho visto il film perché mi ispirava. Poi mi sembra di. Sì, avevo visto prima il film, mi sembra. O il trailer, poi ho letto il libro, poi ho visto il film, una cosa comunque così. L'ho visto due volte il film, tra l'altro. Poi ho letto tutta la saga e ho capito che si faceva schifo. Allora, in confronto alla saga, il film fa abbastanza schifo, anche perché ha un finale aperto, che più aperto non si può. Però. Forse si salva rispetto ad altri film. Forse rispetto ad altri si salva. E questa è appunto la saga di Fallen, quindi degli angeli, che io vi straconsiglio. E già a 10 minuti ho parlato solamente di Fallen. Non va affatto bene. Non va bene, questo video verrà lunghissimo. Preparatevi. Poi, una saga Young Adult Fantasy. Ho scoperto che fosse Young Adult, ma per me è sempre stato solamente fantasy. Che è sempre stata la mia saga preferita in assoluto. E chi mi segue dagli albori sa già di che cosa sto parlando. Le guerre del mondo emerso. Ora, non guardiamo questa cosa. Questa cosa anche. Delle edizioni diverse, delle edizioni ammuffite. Io non so perché, ma mi si stanno muffiando un sacco. E provateci, devo provarci col burrotalco a metterlo un attimo a posto. Però, meno male che non puzzano. No, non puzzano. Solo sono macchiati estremamente di giallo. Ok, a parte le edizioni che è stata da marcire, questa è stata. Questa in realtà fa parte della saga del mondo emerso. Ed è la seconda trilogia. Quindi in realtà prima andrebbe letto Le cronache del mondo emerso. Che io vi consiglio anche quello. Però questa. È stata, diciamo, quella che più mi ha colpito, tant'è che io ho fatto il cosplay di questa ragazza. Di dubbio ho fatto il cosplay. E in realtà può essere visto anche come uno stand-alone, cioè come la trilogia in sé, come una stand-alone, non collegata completamente al mondo emerso, perché i protagonisti del mondo delle cronache in realtà ci sono, ma non ci sono. Non posso fare spoiler! Ci sono, ma non ci sono! Ok, la storia parla appunto di. Anzitutto. Diciamocela, io i primi due li ho comprati in questa edizione piccolissima, che mi piaceva un sacco. Volevo anche il terzo in questa edizione, però appena uscito non vedevo l'ora di leggerlo. No, 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 mi compro l'edizione rigida. Cazzata mondiale. Comunque, questi qua veni. Non c'è scritto quanto venissero. Non ne ho idea. Comunque, la sette degli assassini, le due guerriere e un nuovo regno. Sì, un nuovo regno. Io ho i titoli, sono un po' così. E guardate quanto è bella questa copertina, cioè è fantastica. Adoro. Credo che fossero disegnate ancora da Paolo Barbieri queste copertine. Se non vado errato. Errata, non vado errata. Anche questo è un po' ammuffito. Raga, questi li abbiamo più anni di me. Allora, di che cosa parla questa trilogia? Questa trilogia è ambientata ovviamente nel mondo emerso. Per chi non abbia mai letto il mondo emerso, consiglio sempre di leggere prima le cronache, poi di proseguire con le guerre e poi con le leggende. In realtà io salterei anche le leggende, però lasciamo stare. E qui ci centriamo la storia su questa assassina, che in realtà non è un'assassina. Questa ragazza, Dube, è una ladra. È stata distratta ad essere un'assassina della Gilda degli Assassini, ma è scappata, diciamo, da questa gilda per diventare appunto questo. Una ladra. Allora, in realtà la storia prima di diventare ladra è un po' più complicata, però spero di non farle spoiler, quindi non ve la dico.
appunto è una ladra, abbiamo dato che è una ladra, è una ladra e viene a un certo punto ordinato di rubare un determinato oggetto. Peccato che questo oggetto sia maledetto. Lei praticamente ruba questo oggetto, però rubandolo, praticamente sul suo corpo si viene a disegnare una stella a 10 punte, una stella a 5 punte nera e una stella a 5 punte rossa invertita, ok? Sopra a quella nera, quindi diventa una stella a 10 punte con all'interno un intreccio di serpenti. Questa è una maledizione, in quanto questa maledizione la porta ad avere sete di sangue, quindi sete di voler uccidere così senza senso, come se fosse una belva dentro di lei. L'unico modo per sopprimere, diciamo, questa belva è recarsi appunto dalla gilda degli assassini, la setta degli assassini, come dice il nome, il titolo. Questa setta è appunto padroneggiata da una sorta di prete, tra milioni di virgolette prete, che le dà praticamente una sorta di ultimatum: o lei accetta di diventare una di loro, quindi una adepta, e ricevere in cambio ogni tanto un po' di antidoto contro questa bestia, oppure lei dovrà, diciamo, fare i conti con questa belva che si risveglia, e se si risveglierà troppe volte diventerà lei stessa la belva, ok? Quindi praticamente diventerà un mostro e non potrà più tornare a essere Dub, semplicemente Dub. Allora, questa è la trama del primo libro. In realtà andrà un po' a complicarsi con... Nel secondo libro andiamo a ricercare le due guerriere e lei incontrerà un certo personaggio che si chiama Lonerin. Non mi ricordo ancora i nomi, cioè amavo tanto questa saga che mi ricordo ancora i nomi. Se sapete il mio problema con i nomi. Lonerin, un mago, gli aspirante mago, mettiamola così, e intraprenderà un viaggio. Punto, non vi dico nient'altro. In realtà, come filone di trama, nel senso che il primo poi si parla del protagonista, il secondo si parla di un viaggio, e il terzo si parla, diciamo, della vendetta e della risoluzione di tutto quanto, ricorda moltissimo il filone delle cronache, perché anche nelle cronache c'era questa cosa, però... Non so perché, probabilmente nel periodo in cui l'ho letta ero più verso gli assassini. Io ho sempre amato l'immagine dell'assassino, principalmente assassino medievale, quindi stile anche Assassin's Creed, per capirci. Assassin's Creed è il periodo di Ezio. Ho sempre amato questa cosa degli assassini, quindi io quando ho letto questa saga tipo mi sono stra innamorata del personaggio, mi sono stra innamorata della storia, e io ovviamente amante già del mondo emerso, quando ho letto questo mi si è aperto tipo un mondo di roba, di idee, di tutto, cioè follemente innamorata. Io non credevo fosse catalogato Young Adult, invece sì. Ora, io non so se propriamente Young Adult questa cosa. Sì che i personaggi sono giovani, però c'è un po' di sangue. Quindi non so esattamente quanto sia Young Adult. Non lo consiglierei ai più giovani, ai 15 anni, ma in realtà io sì, l'ho letto a 15 anni alla fine, quindi forse sì. Ok, lasciamo stare. Questa è comunque Le guerre del mondo emerso. Se ve lo consiglio da leggere senza aver letto le cronache, sì. Il problema è che nel secondo libro c'è lo spoiler sulle cronache. Quindi se voi avete letto le cronache che avvengono 40 anni prima rispetto alle guerre, c'è un po' di spoiler. C'è lo spoiler sul finale delle cronache. Quindi in realtà sono molto concatenati come libri. Perché poi diciamo che il cattivo, ok, ma è proprio una cosa netta veramente... con le pinze, perché non è quello che sembra. Il cattivo delle guerre del mondo emerso è collegato alle cronache del mondo emerso, ok? Quindi sì, forse vi consiglio di leggere le cronache e poi di leggervi le guerre, però a me piace più le guerre, non so come fare, cioè io vi consiglio più questa sacca che quella, però ops, e niente. E comunque anche questo medaglione che vedete qua dietro è collegato alle cronache del mondo emerso. Ok ragazzi, leggetevi prima le cronache se non le avete lette, o se le avete già lette e avete abbandonato perché non vi erano piaciute, date una possibilità alle guerre, perché sì. Io ho questi due libri, principalmente più il primo che il secondo, quindi Sette Assassini, io lo so letteralmente a memoria. Lo leggerei in neanche... no, un'ora forse sì,
diciamo che in meno di un giorno io l'ho finito questo libro, sicuro. Potrebbe essere l'idea per un video. Poi, altro libro. Allora, questo libro poteva essere uno stand alone, è diventato una saga. Poteva essere uno stand alone, è diventato una saga. Dillo ancora una volta, Simone, non abbiamo ancora capito. E so che molti di voi potrebbero dirmi cosa diavolo stai dicendo. E non lo sto consigliando perché non so se quel caricherò questo video sarà già uscito oppure no. Midnight Sun, però il libro in questione è Twilight. Allora, io ho la versione Twilight e Life and Death. Mio Dio, che bruttume che è Life and Death, però ce l'ho, quindi me lo tengo. Allora, sì. Allora, a differenza di tutti i libri della saga, Twilight si salva. Twilight è l'unico libro che salva della saga. Forse perché il primo, non lo so. Allora, ha 200 milioni di difetti. Non lo nego. Però è stato un libro che da cui per me è partito tutto il mio collezionare di nuovo libri, cioè di tornare a acquistare libri e leggere Young Adult. Questo libro mi è piaciuto veramente tantissimo. È un libro che ho amato talmente tanto, cioè l'ho comprato, l'ho letto da biblioteca, io poi l'ho comprato fisico. Ho comprato fisico tutta la saga. Perché mi è piaciuto veramente tanto, nonostante sia veramente pieno di difetti, è un libro che, a parte che la trama non penso dovrebbe la dire, sinceramente, cioè, chi saprà una trama di Twilight, questa bella e giovane che va a trasferirsi dal padre in questo paesino sperduto, non mi ricordo neanche dove diavolo sia, pieno di nebbia, dove piove sempre, sembra Genova, in autunno, in inverno, tutto l'anno, e qui incontra il solito figaccio di turno, si innamora di lui e scopre che è un vampiro. Punto, fine della trama. Tutto il resto lo sapete già. Spero, non lo so. Allora, ragazzi. E tra l'altro, mentre vi sto dicendo che ho amato questo libro, in realtà è venuta in mente un'altra saga da consigliarvi, però non è fantasy, è Young Adult, ma non è fantasy. Quindi ve la consiglierò in un altro video. Comunque, Twilight. Nonostante tutti i suoi difetti, nonostante il fatto che sia un cliché dietro l'altro, non so se ci sia il triangolo amoroso che a molti non piace, io impazzisco per il triangolo amoroso se è fatto bene, questo libro quando l'ho letto mi ricordo, quando l'ho lessi, mi ricordo che mi aveva trasmesso tutte le emozioni della protagonista. È scritto in prima persona, ma ciò non vuol dire assolutamente nulla. La Stephenie Meyer è riuscita benissimo a trasmettermi ogni singola emozione. Io odio Edmund, sì, vabbè, buonanotte, Edward. Come personaggio, ma lui invece con quello del film è tutto pieno di diamanti che brilla al sole come uno Swarovski. Mi fa schifo come personaggio, non lo sopporto. Sono forse più team Jacob, però nel libro mi è piaciuto. Nel film ho fatto schifo, nel libro mi è piaciuto. E, diciamo che l'ho, tra virgolette, abbastanza salvato. Comunque, questo è un libro. Le interruzioni che non piacciono a nessuno, le chiamate. Allora, dicevo di Twilight, che in realtà non c'è nient'altro da dire, cioè io semplicemente ho apprezzato tantissimo quest'opera. Nonostante tutto quello che viene detto su quest'opera, a me piace, mi piace tantissimo. Ora, l'ho letto la prima volta, forse 2, 3, 4 anni fa. Però sì, apprezzo tantissimo quest'opera. Riuscire a finire questo video? Non lo so nemmeno io, sembra una maratona. Andiamo avanti con un'altra saga. E adesso siamo alla terza saga, no, alla quarta. Uno, sì, alla quarta saga. E dopo questa saga, questa è una delle mie saghe fantasy young adult preferite in assoluto. Dopo abbiamo un stand alone, che è il mio libro young adult preferito in assoluto, fantasy. Stand alone. Allora, la saga di cui vi voglio parlare, che è una saga che è stata, diciamo che gli altri libri scritti dell'autrice. Se leggete infatti prima la saga di Silver, che appunto parliamo di Christian Gear, la saga di Silver vi sta qui, cioè non ha proprio, non ha senso, non ha un finale, non ha un perché, non ha un niente, non ha senso di esistere quella saga. Il Cristallo tra le nuvole che avevo letto anche io non è fantasy, è salvabile, ma non mi dice niente di che. Nella copertina che secondo Schmeistern ci stava come un fagiolo, niente.
Questa saga invece, che è stata, tra l'altro, la prima scritta dall'autrice, è una saga bellissima, è una trilogia bellissima e parla di viaggio nel tempo. La saga in questione è Red, Blu e Green. Come messo in ordine è differente. Red, Blu e Green, la saga delle gemme. La trilogia delle gemme. Successo mondiale, grazie al Pifro. Io questa edizione della Tea costa 12 euro a volume e l'avevo preso quando era in offerta la Tea. Non so, tipo il 25% all'epoca. Quindi avevo risparmiato un sacco di soldi. Ero sempre lì che dicevo: non so se prenderla, non so se prenderla, perché c'era chi l'aveva apprezzata e chi l'aveva odiata. Io l'ho amata, questa saga, l'ho letteralmente amata. Più volte io leggo questo libro durante gli anni. Questo libro mi sembra di aver letto tipo 3 volte. Quest'anno lo voglio di nuovo rileggere, mi è venuto voglia di rileggerlo. Quindi sì. È una delle mie saghe preferite in assoluto per lo stato dello Young Adult. È il genere dello Young Adult. Ma di che cosa parla questo Red? Questo Red, questa trilogia, parla di una ragazza di cui non mi ricordo mai, Gwendolyn. Ah, Gwen, ricorda un po' qualcun altro, che sto girando nelle Neve di Avalon. Allora, Gwen è una ragazza che vive in una casa magnifica. Allora, diciamo che siamo abbastanza nei giorni nostri. Vive in una villa magnifica insieme alla cugina, alla famiglia e tutto bla 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 blero. E sembra una ragazza come tutte le altre. Lei non possiede alcun potere magico, però sembra vive in una casa dove si cela un mistero o comunque una cosa molto particolare. Infatti, nella sua famiglia ogni tot nascono dei viaggiatori nel tempo. Sembrerebbe che questa volta sia capitato alla sua cuginetta ed è stata preparata per fare viaggi nel tempo fin da quando era piccola, perché bisognava seguire un determinato addestramento. C'è infatti una sorta di setta che sta dietro tutto questo meccanismo e appunto la nostra protagonista sta lì praticamente, finché improvvisamente non viene risucchiata dal tempo. E torna nel passato, così a caso, letteralmente a caso. Torna nel passato e poi lei ha questi attacchi, diciamo, invece attacchi d'ansia, attacchi di ritorno al passato. E si viene a scoprire che effettivamente non è sua cugina che doveva essere, diciamo, quella che aveva i poteri di tornare indietro, ma è lei. È stato sempre nascosto tutto quanto dalla madre, non ha mai detto assolutamente nulla, e si ritroverà a fare appunto questi viaggi nel tempo per un determinato motivo. Allora, messa così la trama può fare abbastanza schifo, però vi giuro ragazzi che dietro a tutto questo libro, questa trilogia, c'è un mistero dietro bellissimo, pieno di, diciamo, dire, mistero legato anche ai propri simboli della casata, perché diciamo che in questa setta ci sono diverse casate e ogni casata è rappresentata da un animale, un leone, un corvo, un serpente, ok? E ci sono anche queste sorte di visioni in cui si vedono questi animali che fanno determinate cose. Quindi bisogna un po' andare a interpretare quello che succede. Allora, mi è piaciuto tanti. Io amo, amo, amo questa trilogia. Se mi dovessero chiedere una saga Young Adult da consigliare, questa su tutte, questa su tutte. Io non venderò mai questa trilogia. Perché ci sono quelli che direbbero: ah sì, l'ho letto, mi è piaciuto, però posso vendere lo stesso. No, no. All'interno troviamo anche una storia d'amore molto complicata, però comunque sempre molto avvincente. È stato, non so perché dopo questi libri la Kirsten Gillis si sia tipo fermata, non so, ha avuto il blocco dello scrittore per anni, perché la saga di Silver fa schifo, Il castello tra le nuvole non mi è stato di mio gradimento. Non so, io amo davvero tantissimo questa trilogia. Se dovessi proprio consigliarne solamente una, direi assolutamente questa. C'è l'amore, c'è il mistero, ci sono i viaggi nel tempo. Tra l'altro fatti bene, perché io poi ho letto altri libri sui viaggi nel tempo e non mi è piaciuto neanche mezzo. Un po' come la saga di Fallen, che sul gancio è impiantata solamente quella e altri libri non mi sono piaciuti. Stessa cosa per i viaggi nel tempo con questa trilogia. Mi sto venendo voglia di immergermi in questo mondo. Cioè, tipo, vorrei rileggere tutti i libri che vi sto consigliando, ma non ho tutto questo tempo per farlo, perché ho anche altre letture in corso. Sì, straconsigliato. Poi le copertine sono fantastiche. Questa credo che sia la mia preferita in assoluto, quella di blu.
con la luna, cioè veramente fantastica. Adoro. Poi passiamo all'ultimo libro, per questo video dopo mezz'ora di parlata vi lascio andare e magari siete anche felici che vi lasci andare, appunto. Questo libro lo leggo tutti gli anni in questo periodo. In realtà lo leggo forse più a ottobre che a settembre, ma lo leggo tutti gli anni da quando l'ho comprato e saranno 3 anni. Questo libro io l'avevo acquistato in ebook, in super offerta, tipo 1,99 euro, cose del genere. Mi era tanto piaciuto, l'avevo talmente tanto amato, che l'ho comprato fisico. E sto parlando di Antiche voci da Salem di Adriana Matter. Quando avevo comprato questo libro, ve l'ho fatto anche la recensione, che vi lascerò qua sotto, e ve ne avevo tipo parlato per tantissimo tempo. Cioè, parlavo sempre di questo libro. Questo è il libro Edizioni Aggiunti per un costo di 16 euro. È un volume standalone ed è uno young adult sulle streghe, appunto, di Salem. Ci troviamo in questa cerchia, appunto, di Salem, dove la nostra protagonista si è dovuta rifugiare. Non mi ricordo mai i nomi. Samantha. Samantha, nome da striga. Questa Samantha Matter si è dovuta rifugiare a Salem perché lì vicino c'è appunto una clinica che può tenere il padre sotto controllo, che è una malattia molto particolare. Quindi si trasferisce a Salem, però non è la benvenuta qui, siccome lei è l'ultima discendente di un Matter, ovvero un esorcista di streghe, diciamo così. Sì, l'esorcista di streghe. Lui aveva mandato a luogo tantissime streghe nel periodo, appunto, di caccia alle streghe di Salem. E vengono le parole. Quando parlo tantissimo, poi le parole mi scappano. E si troverà appunto in questa cittadina dove ci sono ancora streghe, diciamo, che sono le ultime discendenti. Queste ragazzine che dicono essere le streghe, che fanno dei riti magici e quant'altro, tipo delle Wiccan. E lei appunto si ritroverà in mezzo a questa cosa. In realtà ci sono anche degli omicidi che si ripetono praticamente ogni anno. C'è questo mistero che bisogna andare a svelare, che sembrerebbe che decimi ogni volta le streghe, come se fossero, diciamo, sotto una maledizione appunto di Salem. E sarebbe una maledizione proveniente dalla caccia delle streghe. La nostra protagonista si ritroverà anzitutto a parlare anche con i fantasmi. Vabbè. E si ritrova mischiata in questa cosa, dovrà scoprire appunto che cosa si c'è dietro questa maledizione, questo mistero. Io è uno di quei libri di cui vorrei veramente vedere il film, perché è veramente qualcosa di magnifico. Io ho amato alla follia questo libro, lo so letteralmente a memoria anche questo, però lo leggo tutti gli anni nel periodo delle streghe, appunto nel periodo di Salem, nel periodo di ottobre, scusatemi, quindi Halloween. Ed è appunto questo libro super. Allora, c'è la storia d'amore, c'è il drammatico, c'è il mistero, c'è la magia, c'è tutto dentro questo libro. Poi questo libro aveva un'edizione particolare perché all'interno aveva anche le lettere e anche la mappa di Salem. Quindi, tipo, io l'ho comprato semplicemente per questo motivo. E quindi voi praticamente ogni volta che leggete ci sono appunto le nozioni, mentre vedete dove è il posto, è comunque molto bello e questo qua ha dato l'idea di andare appunto a vedere Salem, a visitare Salem. Qui c'è scritto ad esempio all'epoca, questi quadratini c'è scritto sopra all'epoca cosa c'era e cosa c'è invece adesso ai giorni nostri. Questo libro, se vi piace il tema delle streghe di Salem, questo libro non può mancare nella vostra collezione. È un libro young adult bellissimo, è stato uno degli young adult più belli che abbiamo letto. Tra l'altro, è stato più volte, mi è stato detto più volte: ma sei tu nella copertina? No, io non sono in copertina. Tante volte mi hanno detto che io sono in copertina. No, perché assomiglio molto come fisionomia alla ragazza, però non lo so. Ragazzi, per oggi è tutto. Ah, non vi ho detto la cosa più importante, l'autrice Adriana Matter, come detto appunto il mio nome lo stesso, è veramente una discendente di questo esorcista di streghe. Quindi chi meno di lei poteva scrivere una storia simile? Non lo so. Comunque, per oggi è tutto, ragazzi. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, anche se questo video sarà tipo lunghissimo.
E ci vediamo al prossimo. Se voi avete saghe Young Adult Fantasy da consigliarmi, che merita davvero tantissimo, vi prego di scrivermi sotto con un commentino. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!